È bellissima, non ci aspettavamo. Non lo so, non ho parole, mi dovete scusare le mie parole. Grazie a tutti, ma a tutti. A parte, mi dovete scusare che non parlo granché, però grazie a tutti, ringrazio a tutti quanti. Non ho parole. Guarda, però mi dai spaventate, ovvio. Però noi siamo sopra. Diciamo che tutti si sono dati da fare in modo esemplare. La cosa è finita bene, siamo tutti contenti. A trovarla un ragazzo del posto? Sì, e poi ci sono i volontari del soccorso alpino, tutti quanti hanno messo il massimo delle energie per arrivare a questo splendido risultato. Insomma, si è un attimino valutata la dinamica della sparizione della bambina, si è allontanata? Si è allontanata, poi è sopraggiunta la notte, sicuramente lei si è appartata, anche avendo perso sicuramente l'orientamento in mezzo a dei rovi, e l'abbiamo ritrovata circa un chilometro dalla piazza del paese. Circa un chilometro, circa sta un bene però? Al momento è sotto osservazione all'ospedale di Teramo, vediamo come sono le sue condizioni, ha delle piccole ferite lacero-contusi, ma deve essere qualcosa in relazione al contatto con dei rovi nelle vicinanze.